Ciao a tutti e benvenuti. Oggi studiamo un bellissimo giro armonico in Re minore. Le armonie principali saranno queste: Re minore, Si bemolle, Do maggiore, Fa maggiore e La maggiore. Suoneremo però questi accordi in maniera inusuale, con delle estensioni. Per suonare questo giro con le posizioni standard, dovremo suonare il Re minore in questo modo, il Si bemolle in questo modo, il Do maggiore e il Fa maggiore, oltre poi anche alla maggiore. Suoneremo degli accordi che metteranno in risalto le peculiarità della chitarra. Inoltre ci rifacciamo un po' a quello che ho spiegato qualche tempo fa sugli accordi simmetrici. Qui accade qualcosa di simile, perché tutte le posizioni vengono prese con la stessa diteggiatura. Il 2 e il 3 si troveranno sempre sulla seconda e sulla terza corda e verranno spostati a seconda dell'accordo che andremo a suonare. Vi ricordo che queste lezioni complete di materiale didattico in PDF le potete trovare nel mio corso Fingerstyle sul sito www.easychitarra.it. Per suonare questo arpeggio prendiamo queste posizioni. Il Re minore si trasforma in un Re minore ad 9. Con la mano sinistra basterà posizionare il dito 2 sul secondo tasto della seconda corda e il dito 3 sul settimo tasto della terza corda. La quarta corda e la prima corda le suoneremo a vuoto. Con la mano destra inizialmente suoneremo un semplice arpeggio. Suoneremo pollice, indice, medio e anulare sulle prime quattro corde della chitarra. Quindi il pollice sulla quarta corda, l'indice sulla terza corda, il medio sulla seconda corda e l'anulare sulla prima corda. Questo arpeggio lo ripeteremo per due volte. Per formare il secondo accordo basterà mettere il dito 1 sul sesto tasto della sesta corda. Il pollice, adesso invece che suonare la quarta corda, suonerà la sesta corda. Le altre corde resteranno invariate. Questo accordo è un Si bemolle undicesima diesis. L'undicesima diesis è data da questo Mi naturale prima corda a vuoto. Quindi Re minore ad 9, Si bemolle undicesima diesis. Adesso spostiamo questa posizione di due tasti in avanti e suoniamo le stesse corde, continuando a suonare la prima corda a vuoto. Quindi sesta corda, terza corda, seconda corda e prima corda. Questo è un accordo di Do maggiore. L'accordo successivo basterà far scendere il dito 1 dalla sesta corda alla quinta corda. Andiamo così a suonare un Fa e creiamo un accordo di Fa maggiore settima sus2. Cioè in questo accordo non è presente la terza, quello che dà il modo all'accordo se maggiore o minore, quindi si tratta di un accordo sospeso. Quindi tutto uguale, cambia solo il basso. Con la mano sinistra andiamo a suonare l'ottavo tasto della quinta corda e con la mano destra ovviamente suoneremo la quinta corda. Arrivati a questo punto del giro, torniamo al primo accordo. Suoniamo ancora due arpeggi sul Re minore ad 9. Suoniamo il Si bemolle con l'undicesima diesis, suoniamo il Do maggiore e adesso facciamo scivolare il dito 2 e il dito 3 sul quinto e sesto tasto. Quindi questo nuovo accordo di La maggiore lo suoniamo in questo modo. Il 2 si trova sul quinto tasto della seconda corda e il 3 sul sesto tasto della terza corda. La quinta corda e la prima corda vengono suonate a vuoto. Vi faccio sentire tutto il giro. Proviamo a suonarle insieme. 1, 2, 3 e 4. Quindi
Dopo aver affrontato questa sequenza di accordi con questa semplice ritmica fingerstyle, proviamo ad elaborarlo un po', così come ho fatto io all'inizio. E suoniamo con questo arpeggio: pollice, indice, medio, pollice e anulare. Questa combinazione la facciamo per 3 volte. Il risultato sarà questo. Per poi cambiare accordo. Solo l'ultima nota di ogni arpeggio dura leggermente di più. Questo ci darà anche la possibilità di prendere l'accordo successivo più facilmente. Questo arpeggio ha un aspetto più interessante perché tutti gli accenti sono spostati. Proviamo a suonarlo insieme. 1, 2, 3 e 4. Proviamo a suonarlo un po' più velocemente con qualche dinamica. 1, 2, 3 e 4. Vi ringrazio per l'attenzione, mi auguro vi sia piaciuta questa lezione. Vi ricordo di mettere il solito like sotto al video. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao! Per accedere ai miei corsi di musica, clicca qui. Per iscriverti al mio canale YouTube, clicca qui. Per vedere altri video tutorial, clicca qui.